Il London City Airport è l'unico aeroporto di Londra a trovarsi praticamente all'interno della città. L'aeroporto ospita una sola pista ed è il meno frequentato dei 5 aeroporti londinesi. Sicuramente chi viaggia per affari lo preferisce per la sua vicinanza alla City. Muoversi da lì è decisamente molto ma molto più veloce. Scopriamo come arrivare al centro della città dopo essere atterrati al London City Airport. Ma prima, sigla! Metropolitana. L'aeroporto di London City è situato sulla linea ferroviaria delle Docklands e fa parte della rete metropolitana londinese. Si trova in zona 3 ed il prezzo per raggiungere la zona 1 è di 4,50 sterline. Per avere prezzi minori sulla linea di trasporti pubblici potresti pensare di acquistare una Oyster Card. Sotto questo video troverai il link di un articolo scritto sul blog dove ne parlo ampiamente. Dall'aeroporto raggiungerai il centro di Londra in circa 20 minuti. La linea metropolitana è in funzione dalle 5 del mattino fino a mezzanotte. Autobus. Puoi pianificare inoltre il tuo viaggio in bus su Transport for London. Il London City Airport è collegato alla città con l'autobus 474 che in 10 minuti ti porterà a Canning Town. Da lì potrai usufruire degli altri bus per giungere alle diverse zone della città. Taxi. Puoi infine raggiungere la City anche in taxi. Ovviamente il prezzo dipenderà dalla destinazione. Il tragitto dall'aeroporto alla City costerà circa comunque 20 sterline. E questo è tutto, un video semplice e veloce. E se ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!